Giovane, troppo giovane per essere nel DNA di ogni cittadino italiano, troppo giovane come ricorrenza istituita solo nel novembre del 2012 dopo il successo ottenuto per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità Nazionale nel 2011 per essere vissuta come una giornata di orgoglio nazionale. Questa mattina sui media nazionali ha avuto più risalto la giornata mondiale del sonno che la giornata dell'Unità Nazionale, ma l'amor di patria dovrebbe prevalere. Per fortuna ci hanno pensato le istituzioni a dare la dovuta sottolineatura a questa giornata e così come in altre parti dell'Italico stivale la prefettura di Pesaro Urbino ha degnamente celebrato questa giovane ricorrenza. È stata istituita da troppo poco tempo perché abbia una adeguata diffusione nell'opinione pubblica, però il compito delle istituzioni che noi rappresentiamo è proprio quello nel tempo di far diffondere sempre di più questa ricorrenza e farne comprendere il significato soprattutto alle giovani generazioni. Un concerto dell'orchestra di fiati del Conservatorio Rossini di Pesaro ed una lezione magistralis del professor Riccardo Paolo Guccioni sui moti carbonari e sulle vicende locali di quel tumultuoso periodo che fu il Rinascimento italiano, alla presenza naturalmente delle massime cariche civili, militari della provincia e una sorta rappresentanza studentesca, ha composto il nutrito e importante programma di questa mattinata celebrativa.